Sono Giulia, ci troviamo al ristorante El Coq a Vicenza e siamo qui con lo chef titolare Lorenzo Cogo. Che genere di percorso ha intrapreso per arrivare ad essere lo chef che è oggi? Ho iniziato a lavorare all'interno di una pasticceria come primo amore. Pian piano crescendo si è avvicinato anche a una necessità mia personale di gusto al mondo salato. Quindi ho iniziato a frequentare anche i ristoranti, tra i quali grandi trattorie, quindi grandi banchetti, grandi cerimonie, dove si imparano, dove si fanno le ossa. A 20 anni ho deciso di mollare tutto, ho detto voglio vedere cosa succede all'estero. Dov'è la destinazione più lontana? La destinazione più lontana era l'Australia in quel momento. Quindi sono partito da cieca, una ristorazione che non si conosceva neanche più di tanto, però sono finito fortunatamente a lavorare all'interno del miglior ristorante d'Australia, che si chiamava View du Monde. Da Melbourne, dove sono partito, sono andato poi a Sydney, poi sono andato in Inghilterra, a The Fat Duck, poi sono andato in Giappone, sono andato in Spagna, in questo ristorante che si chiama Asador de Chabarri. Quando sono entrato in questo ristorante, che è il più famoso ristorante al mondo per la brace, ho detto, oh, questo è il legame con me, no? Fino a quando ero piccolo mi piaceva il fuoco, mi piaceva accendere, mi piaceva il sapore della brace. E qui l'ho ritrovato. Da lì poi sono proseguito nel mio cammino, sono tornato poi in Giappone, a Singapore e infine in Danimarca, al ristorante Noma. Terminato questa piccola esperienza a Noma, sono rientrato a casa all'età di 24 anni e ho aperto El Coq a Marano Vicentino. Sono andato a bussare da tutti quanti gli agricoltori locali, cercare di farli amici, cercare di far capire cosa io facevo, ed è quello che poi è stato il successo di El Coq. Quindi una stella Michelin è arrivata anche molto presto, dopo un anno, che mi ha incoronato come più giovane chef stellato d'Italia. Che tipologia di cucina fa e quali sono le sue particolarità? La cucina è una modalità di espressione. È il mio modo di vedere le cose, è il mio modo di invece di dipingere quello che penso in quel determinato momento, anche uno stato d'animo, un modo di essere, sono arrabbiato, sono triste, sono felice. Tutto questo viene poi riproposto all'interno del piatto. Da Marano è nata questa tipologia di cucina, anche chiamata cucina istintiva, quindi un qualcosa che non puoi veramente pesare, non puoi dire cos'è cucina istintiva, no? È un qualcosa che è data da Lorenzo Cogo, punto. Su quali concept lavora qui a Vicenza? Abbiamo differenti livelli, differenti concept all'interno, quindi partiamo da giù, dal bar al mattino, con la pasticceria, con tutte quante le cose, no, dedicate alla colazione. Dopodiché si trasforma sempre Garibaldi in un bistrò con una cucina un po' più semplice. Al pomeriggio si parte con gelateria, quindi la nostra gelateria gourmet, poi c'è il piccolo aperitivo e poi si passa al grill gourmet, quindi sempre bistrò, però tutto quanto a base brace. Poi su di sopra un'altra cosa, 10 tavoli, un modo di lavorare molto diverso, molto più concettuale, appunto forma di espressione. E qui insomma, se si vuole conoscere chi è Lorenzo Cogo in questo momento, si viene all'interno di questo ristorante e si prova questa esperienza. È stato difficile inizialmente dover affidare ai suoi collaboratori la preparazione dei piatti? Normalmente quello che insomma, le persone, i ragazzi che impiattano sono le persone più fidate a me. L'importante è che il concetto passi, quindi non è un grande problema questo, quando viene ripetuto un piatto nella stessa maniera, magari fatto come lo vorrei io o anche meglio, è la più grande soddisfazione per un cuoco.